notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Settembre, mese divino, e allora parliamo del fatto che le enoteche regionali della nostra terra si raccontano in un'occasione ben precisa, e ci facciamo raccontare tutto da Valentina. Benvenuta su GRP, ciao Vale. Ciao Francesca, ciao a tutti. Come stai? Molto bene, poi sai che quando parliamo di vino io sono sempre felice. E mi trovi d'accordo, come poter... È la stagione giusta, sì. Questa è la stagione del vino, quindi tanto vale approfittare. Le cose belle dell'autunno, ecco, tra le cose belle c'è proprio il vino, la vendemmia, ecco. Proprio così, io sono una estiva, però funghi e vino sono le due cose che mi fanno rimpiangere un po' meno l'estate. Idem, quindi ci porti a Nizza Monferrato, mi sembra di capire. Allora, vi porto in realtà in giro per tutto il Piemonte, Francesca, nel senso che in occasione del fatto che ad Alba si è svolta la conferenza mondiale dell'enoturismo, certo, le enoteche regionali del Piemonte hanno organizzato una serie di bellissimi appuntamenti in cui ospitano i vini di altre regioni italiane, quindi una grandissima fiera del vino itinerante per le enoteche regionali del Piemonte. Ah, che bello! Ma è anche uno scambio, perché noi conosciamo vini, insomma, di altre regioni, e di conseguenza quelli delle altre regioni porteranno a casa, insomma, il souvenir da qua, giusto? Proprio così, l'idea è anche proprio un po' promuovere tutto il vino italiano, no? Non solo quello piemontese, affiancarlo, sono degli appuntamenti di affiancamenti anche spesso inediti e interessanti. Andranno avanti per tutto ottobre, quindi poi più avanti, se avrete piacere, vi segnalerò gli altri. Per ora vi segnalo due che avvengono a fine di questo mese, cioè giovedì 29 settembre abbiamo all'Enoteca regionale del Monferrato, a Casale Monferrato, l'ospite e il Franciacorta, questa bellissima bolla italiana che viene messa a confronto con gli spumanti metodo classico della zona del Monferrato, quindi ci sono queste degustazioni combinate, peraltro gratuite, a partire dalle ore 19. Quindi tutti all'Enoteca regionale del Monferrato. Certo. La prenotazione, ovviamente, essendo un evento gratuito, è fortemente consigliata. Chiaro. Poi, il giorno dopo, il venerdì 30 settembre, invece, l'appuntamento all'Enoteca regionale di Nizza Monferrato. Qui abbiamo un appuntamento un po' più strutturato, perché abbiamo una cena organizzata dal ristorante dell'Enoteca che si chiama La Signora in Rosso, in cui praticamente vengono fatti i piatti della cucina piemontese, quindi quattro piatti tipici del Piemonte, e vengono abbinati con i vini del Friuli Venezia Giulia. Che anche lì è una bella terra in fatto di vini, lasciamelo, esatto, dire. Ecco, sono perché nostri cugini stretti. È un po' inedito, perché noi siamo abituati a mangiare, insomma, i nostri piatti abbinandoli con la Barbera, il Nebbiolo, certo. Proprio così, invece questa volta proveremo magari qualche bianco del Friuli, insomma, qualche vino interessante. Questa cena costa 40 euro, inclusi i vini, ed è prenotabile, trovate tutte le informazioni. Lasciami dire, con i tempi che corrono adesso non è per niente cara, ecco, per fare mangiare no, la pizza. Direi proprio di no. È tutto aumentato. 10 euro a piatto con vino abbinato non è per niente caro, no, assolutamente. Si trovano tutte le informazioni sui siti delle rispettive enoteche, che ripeto sono quella del Monferrato, Casale Monferrato per giovedì, e quella di Nizza Monferrato per venerdì. E c'è un calendario molto ricco di cui avremo modo e tempo di parlare. Viva le enoteche regionali, posso dire. Viva il vino piemontese e quello di tutta Italia. Ciao Vale, a presto. Un bacio grande, ciao. GRP.